Bella a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video, nuovissimo video. Siamo su Canale di Papa e andiamo avanti con Dark Souls 3. Ci eravamo fermati nello scorso video che avevamo finalmente battuto Danzatrice della Valle Boreale, ci cioè abbiamo messo un'infinità. Io sto registrando ovviamente subito dopo il video precedente. Era appena scesa una scaletta molto interessante che adesso andremo a visitare insieme. Quindi entriamo subito nel gioco, esattamente, siamo qua con questo bello scudo di un ragno. E andiamo su questa scaletta, speriamo ci porti una nuova zona, perché se no non saprei dove andare, sinceramente. Io mi ero bloccato, non sapevo dove andare, questa scaletta ci ha dato molte speranze. Allora. Si tratta di parete illusoria, si tenta bugiardo, non qui. Cioè, fai da... Non è una parete illusoria. Bugiardi. Menzionieri. Che sia di qua, di qua. Avete detto una cazzata. Ah, stai attento al bugiardo, è riferito a quello prima. Ok. Ah, che bastardi, oh. Vabbè. Qua già che c'è gente morta, non è che mi piace. Amicizia richiesto dopo, prova amicizia, se solo avessi fantà e la Madonna. Cioè vuol dire che c'è un tizio fortissimo per chiedere amicizia. Ok, questo è un nemico, no? Dio sì. Ok, perché l'ho dovuto fare? Ce l'ha già scritto amicizia. Andiamo di qua. Direi che è un'ottima zona di qua. Sì. Di lì era una zona sbagliata. Prova a eliminare uno alla volta. Zona sicura in breve punto da tiratore. E non capisco quanti sono. Prova stregone. Ma non riesco a targetizzare. Cosa cazzo fai? Non ho capito. Ma uno alla volta ne vedo. Oddio. No, quello è un tizio. Ah. Aspetta, però qua c'è scritto tipo zona sicura. Vuol dire che qua non posso entrare? La vedo molto dura, eh. Ah. Però qua mi sembrano tipo... quello che cazzo... Per me è quello il cattivo. Questo è incarognito per colpa di quello, ne sono quasi sicuro. Se smetti di fare il buffone, mi fai vedere il tuo amico. È lui il buffone che l'ha potenziato. Forse è potente già di suo, eh. Non così tanto però, dai. Specialmente se c'è una zona sicura poi. Allora, io ero girato però in questo caso. Vieni qua, buffone. Figa, fra un po' facevo buggare il gioco ma andavo nella zona sicura. Allora, dai, facciamo meno i babbi. A parte che tanto sei da solo, ti posso anche... Oh, ti posso anche, avevo detto, raga, avete sentito? Stavo per prendere in maniera brutale. Sono forti comunque questi tizi, eh. Cioè, abbiamo solo salito delle scale. E abbiamo trovato della gente incazzata. Salendo solo un paio di scale, eh. Quando ne saliamo qualcuno in più, cosa succede?
Anima di un cavaliere coraggioso. Vabbò, va bene. Prendiamola. Qua tira leva, il marchigiano non si muove. E chi aveva dubbi, raga? Ma chi è che aveva dei dubbi su queste cose? Che in Dark Souls non trovi mai una scorciatoia. Mai. Cioè, la trovi, ma quando sei alla fine, praticamente. Sì. Due insieme ce la farò. Se viene una volta ce la si può anche cavare, ma due non c'ho voglia. Io ovviamente sono in brace, ma... Ok, che già gli amici li abbiamo avuti nello... nello scorso video, quindi non voglio chiedere troppo, però... Sai, trovare un segno di cooperativa non mi fa mai schifo, vi dirò la verità. La smetti con sto scudo? Scemo. Giustamente sono un coglione. Che figlio di troia? Huh? Buffone, ma che cazzo... Guarda come se la cammina. Sciallo. Sapete un'arma che non ho ancora quasi mai provato? La proviamo adesso, ma giusto per... L'arco. L'arco l'ho provato pochissime volte. Ok, arco. Ma che cazzo dici? Era una zona protetta. Ok. Ma se si protegge è uguale. Bravo, bravo. Niente, raga, meglio non farsi colpire, basta. Vi dirò, forse è uno dei pochi nemici che vedono girare da sinistra. Sì, ma avete un po' tanta vita, ragazzuoli, cioè mi state veramente addosso. Come vedete me la sto prendendo veramente, veramente scialla, eh. Dai su, buffone, stai a terra e muori. Frammento grande di tanite, brace. Oh, una brace così mi ha dato. Totalmente gratuita. Bene, non è che ci fa schifo. Facciamo una cosa prima. Togliamo l'arco che mi appesantisce e basta, non lo utilizzo, quindi. Ma che buffone! Che buffone! Lì ho visto un tizio. Cosa servono sti cosi? Non ho capito. Evocano altri, non... Cioè, al momento servono solo a far schifo. Cioè, nel senso, non fanno nulla. Per ora, eh. Poi immagino che cazzo diventano. Lo sapevo, lo sapevo. Ne ero certo. È strano vedere una statua messa lì. E infatti non era una statua, anzi. Minchia, raga, zone aperte. Le peggiori. Stavolta no. Ho detto una cazzata stavolta. Riposiamo, riprendiamoci tutto. Bello, molto bello. Ci piace veramente tanto. Stai attento a deviazione. Non ho capito. Allora, da quella parte là dove c'era quel tizio grosso, noi per ora non ci andiamo neanche. Ah, davvero non è un nemico? Vi giuro ci avrei scommesso. Cappuccio votivo, veste votiva, sotana votiva, sti cazzi votivo. Ok, va bene, ci sta.
Io sento dei rumori, raga. Non so se voi dal video riuscirete a sentirli. Pezzo di titanio. Bello. Ma siamo tornati ai nemici iniziali, solo che sono più incazzati. Non ho capito. E penso che sì, sono identici. Io però, come vi ho detto, sentivo una voce strana. Per me non erano tutti qua. Che cazzo è lì in alto, raga? Che cazzo sono sti cosi? Ok. Siete proprio dei buffoni se pensate di nascondervi così, cioè, veramente. Lì c'è qualcuno nascosto dietro una barricata. Ok. Ah, ho visto qualcosa che si muoveva, ve lo giuro. Ecco. Pare che vedo un po' di gentaccia in giro, ma cos'è sta roba? Non sono nuvole. Vabbè. Andiamo di qua. Lo sentite? Oddio! L'avete anche visto, credo. Ma che cazzo stai facendo? Scemo! Ma cosa dici? Dove devo andare? Di qua! È vero che di qua si andava. Di via! Ma che cazzo fa? Lancia le sciabole! È pazzo sto qua! Vabbè. Dio abbiamo trovato. Una l'ha lanciata completamente. Eh sì. Sì, eh già. Sì. Perché è così incazzato? Cioè, è un guerriero ciccione incazzato. Vai, via. Bene. Mo' ti rialzi, ti diamo un sacco di mazzate, scemo. Ma gli manca un colpo! Oh, minchia, ti mancava un colpo! Quanta roba ci ha dato? Raccogli oggetto, frammento grande. Ma che cazzo? Per me questo è un nemico che però non si rianima. Quanto sono di registrazione? 13 minuti circa, vabbè. Niente di che. Possiamo andare avanti ancora un attimino, dai. Sto coso enorme da dove è sceso? Da qua in alto, sicuramente. Era quella la voce che sentivo prima, perché non la sento più. Che cazzo faceva a reggerlo sto coso? Solo lui. Illusione più avanti. Io non ci credo più a quello che dite. Ah, ok. Stavolta era giusto. Questo cos'è? Osservo attentamente. Ah, ma ha sciarpame. Cos'è sciarpame? Sì, quello è tipo un tizio con qualcosa in mano. Scudo del germoglio sacro. Vabbè. La madò, quanta vita perdi. Quanta vita perdi? Lì c'è uno dietro ancora comunque. Buffone. Cioè, pensava di nascondersi. Ma vedete? Ma sei ancora vivo. Via segreta più avanti e poi nemico più avanti. Pezzo di. Sti cazzi, raga. Non troverai morte avanti. Ok.
No. Chi è che ha mangiato sta roba? Bastardi. Lo scheletrino. Sto coglione. Cosa vuoi? Sì. Da dove sei saltato tu? Ah, hai anche poca vita, devo dire. Vabbè. Frammento grande. Qua è per farmare titanite, non ho capito. Perché vedo che ce ne stanno andando veramente a fiotte. Questo scemo. Aia, 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 aia. Buffoni che siete dei buffoni. Già se mi dovete far sudare per voi che siete dei cazzoni. Dai, scemo. Dammi frammento. Ci avrei scommesso quasi sulla titanite, però. Queste cose, raga, sono impressionanti. Ho visto che mi avete tirato qualcosa. Vi ho visto. Allora, di qua non c'è nient'altro. Bene, c'è nient'altro. Beh, porca troia, raga. Porca troia. Qua regalano. Si vede che è per portare l'arma a livello 3, si può dire. Cioè, sapete che ci sono tipo prima con i frammenti, poi con frammenti grandi, poi il pezzo per servire la titanite. Falò più avanti. Che cazzo stai dicendo ancora? Chi è che mi la sta lanciando ste cose? Stai attento a su. Io vado al falò. Mi riposo anche. Ok ragazzi, il video di oggi si è concluso. È stato comunque un bel video. Strano che c'è un falò in mezzo a tutta sta gente. Di solito non è così vicino. Cioè, nel senso, qua siamo già accerchiati dai nemici, però chi se ne frega. Allora ragazzi, come sempre, spero che il video di oggi vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo domani al prossimo video. Condividete il video su più social possibili. Ciao a tutti ragazzi e a presto.